Che grande mistero! Mi piace additarlo soprattutto alle famiglie in questo anno a loro specialmente dedicato. Nella Trinità, infatti, si può intravedere il modello originario della famiglia umana. Come ho scritto nella lettera alle famiglie, il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. E io vorrei che sia attraverso la Maria espressa oggi la mia gratitudine per questo dono della sofferenza nuovamente collegato con il mese mariano di maggio. Voglio ringraziare per questo dono. Ho capito che è un dono necessario, che si doveva trovare il Papa in Policlinico Gemelli, doveva essere assente a questa finestra durante 4 settimane, 4 domeniche, doveva soffrire, come ha dovuto soffrire 13 anni fa, così anche in questo anno. Tutto quello ho meditato, ho ripensato di nuovo durante la mia degenza in ospedale e ho trovato di nuovo accanto a me la grande figura del cardinale primate della Polonia, cardinale Wyszyński, che all'inizio del mio pontificato mi ha detto: se il Signore ti ha chiamato, tu devi introdurre la Chiesa nel terzo millennio. Lui stesso ha introdotto la Chiesa in Polonia nel secondo millennio cristiano. E mi lo disse così, cardinale Wyszyński. E ho capito che devo introdurre la Chiesa di Cristo in questo terzo millennio con la preghiera, con diverse iniziative. Ma ho visto che non basta, si doveva introdurla con la sofferenza, con l'attentato 13 anni fa e con quello sacrificio nuovo. Perché adesso? Perché in questo anno? Perché in questo anno della famiglia? Appunto, perché la famiglia è minacciata. La famiglia è aggredita, deve essere aggredito il Papa, deve soffrire il Papa, perché veda ogni famiglia, perché veda il mondo, che c'è un Vangelo, direi, superiore, Vangelo della sofferenza, con cui si deve preparare il futuro. Il terzo millennio delle famiglie, di ogni famiglia e di tutte le famiglie. Volevo aggiungere queste riflessioni nel primo incontro mio con voi, carissimi romani e pellegrini. Alla fine di questo mese mariano, perché lo devo e lo ringrazio alla Vergine Santissima, quel dono della sofferenza. Capisco che era importante di avere questo argomento davanti agli potenti del mondo. Di nuovo devo incontrare questi potenti del mondo e devo parlare con quali argomenti?
mi rimane questo argomento della sofferenza. E vorrei dire a loro, capitelo, capite perché il Papa è di nuovo in ospedale, di nuovo in sofferenza, capitelo, ripensatelo. Carissimi, vi ringrazio per questa vostra attenzione. Vi ringrazio per questa vostra comunità di preghiera in cui possiamo di nuovo recitare Angelus Domini. Angelus Domini, unziavit Maria. Concepit Spiritu Santo. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Udigne ricevamur promissionibus Christi. Oremus. Grazie a tu anquesumus Domine, mentibus nostris infunde. Qui angelo annunciante, Christi fili tu incarnazione coniovimus, per passione meus et crucem et resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam doneis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Quiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Divestit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie.